Grazie Presidente, un secondo solo che attivo. Eccoci, quindi siamo già passati alla 158, giusto? Perfetto. Giusto, consigliere, la proposta 158. Sì, no, era per l'ordine dei lavori. Bene, allora iniziamo un attimo a illustrare questa proposta di delibera. La proposta è molto semplice. Di fatto interviene sul regolamento del 1994. Tengo a sottolineare che questo regolamento non risulterebbe, ma mai stato modificato, ecco, nel corso di questi anni, anche considerando la modifica intervenuta dello statuto prima, ovviamente, di quella oggetto, insomma, di questa consigliatura. La proposta, ecco, 158 modifica l'articolo 13 di fatto di questo regolamento. In buona sostanza, con questa proposta noi andiamo ad adeguare la disciplina del referendum consultivo di iniziativa assembleare, e quindi di iniziativa, insomma, dell'Assemblea capitolina, che era già stato oggetto di una modifica all'interno dello Statuto di Roma Capitale, con la delibera, insomma, del 2018. L'articolo 10,1 dello Statuto prima prevedeva che, con deliberazione approvata all'epoca era dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'Assemblea capitolina, e quindi assegnati all'Assemblea, quindi, insomma, 2/3 di 48. Poteva essere promossa una consultazione referendaria, un referendum, insomma, consultivo, che sappiamo poi essere un referendum assolutamente non vincolante, per ascoltare, insomma, quello che poteva essere su determinate materie, che comunque nello statuto alcune possono essere oggetto di referendum e altre no, e come sappiamo i referendum locali possono essere promossi solo per le materie di esclusiva competenza locale. Questo ce lo dice il testo unico degli enti locali. E nel 2018 è stato modificato questa norma, e quindi siamo passati dalla maggioranza, diciamo, vogliamo così dire, dei 2/3, semplificare l'uso o la possibilità per l'Assemblea capitolina, e quindi per l'amministrazione, la possibilità di poter, come dire, indire o promuovere comunque un referendum. Come sapete, i consultivi hanno come oggetto materie e questioni di competenza, in questo caso dello Statuto di Roma Capitale, di competenza dell'Assemblea capitolina. E nell'articolo 13 del regolamento del 1994, ovviamente, insomma, la giurisprudenza costituisce una fonte no, attuativa, quindi, o comunque integrativa, dello statuto, e quindi lo statuto che disciplina, ecco, definisce i principi generali, i criteri generali, il regolamento, affinché si potesse poi comunque avere una piena e chiara regolamentazione, se consentire una sua piena attuazione, era necessario quindi in parallelo modificare questo regolamento. L'articolo 13, appunto, disciplinava il referendum consultivo, quindi promosso dall'Assemblea capitolina, che è una sorta, almeno a me piace vederlo come una forma di, seppur preliminare, però è come se fosse una sorta di referendum confermativo, consultivo, nel senso che comunque è un referendum che ha
come necessità quello un po' di chiedere una conferma di un intendimento che magari si vuole adottare. Quindi sono certamente molto limitati i casi nei quali ci sia questo tipo di consultazione, però è comunque uno strumento e era giusto all'interno del regolamento, nonostante fosse il 1994, doverlo adeguare e quindi la proposta di delibera ha proprio questo obiettivo, quindi quello di adeguarlo e aggiornarlo al nuovo istituto. Come quindi è possibile insomma, riscontrare dalla delibera, sono state ovviamente, è stata oggetto quindi la proposta di come dire, di alcuni interventi, quindi puntuali, legati sia alla denominazione, che prima era Consiglio Comunale, oggi denominato Assemblea Capitolina, la vera e propria riproposizione quindi di quelle parti, diciamo, che oggi sarebbero state incompatibili con lo statuto, seppur come sappiamo lo statuto prevarrebbe comunque sul regolamento, però ripeto, spesso magari nell'attività interpretativa tra statuti e regolamenti è giusto creare un'armonia e un equilibrio giuridico, altrimenti sia l'amministrazione, ma anche ovviamente la cittadinanza, i comitati di promotori o chiunque, o in questo caso ovviamente l'amministrazione avrebbe avuto magari qualche problema interpretativo vista questo disallineamento, quindi un'operazione di adeguamento normativo. Sono stati quindi modificati questi punti, è stato poi inserito ovviamente anche un comma, come dire, rimodulato meglio anche dopo il comma 2 bis, precisando quindi che entro 10 giorni dalla data di approvazione della deliberazione, il sindaco ovviamente dopo che sia stato quindi deliberato da parte dell'Assemblea Capitolina l'indizione del referendum, deve convocare quindi i comizi elettorali nei successivi 120 giorni. Quindi è importante anche questo perché rispetto, come dire, anche alle altre discipline, questo consente di come dire, dare una maggiore velocità a questo istituto, qualora quindi l'amministrazione intenda avvalersi di questo referendum, ed essendo l'amministrazione stessa che intende consultare ed ascoltare ovviamente la cittadinanza, potrà farlo in un tempo anche più o meno abbastanza breve. Sappiamo che tutte le tipologie di referendum oggi statutarie sono state oggetto di un intervento nel 2018 che ne ha abolito il quorum di validità, nonostante ovviamente non parliamo, tenuto conto anche di come oggi è disciplinato nel TUEL l'istituto di referendum, non parliamo di una efficacia vincolante, appunto parliamo di referendum consultivo, ma comunque è importante perché viene anche qui semplicemente ricordato e ribadito quello che è tra l'altro il contenuto all'interno dello statuto. Sono stati, anticipo subito, presentati da parte mia alcuni emendamenti legati ad alcune correzioni, diciamo così, anche stilistiche di parole, tenuto conto anche dei dibattiti che ci sono stati e degli esami, insomma, nel municipio, delle commissioni, quindi poi alla fine anche sulla base di quello ho comunque ritenuto opportuno, diciamo, fare ulteriori precisazioni, come dire, concettualmente l'impianto della referendum consultivo di iniziativa dell'Assemblea Capitolina, ecco, è quello che ho poc'anzi illustrato. Grazie.